Il film era Il corridoio della paura di Sam Fuller. Le sue immagini erano così potenti che mi sentivo quasi ipnotizzato. Avevo 20 anni. Era alla fine degli anni 60 ed ero venuto a Parigi per un anno a studiare francese. Ma è qui che ho ricevuto la mia vera educazione. Ero diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema. Io ero uno degli insaziabili, uno di quelli che si siedono vicinissimi allo schermo. Perché ci mettevamo così vicino? Forse era perché volevamo ricevere le immagini per primi, quando erano ancora nuove, ancora fresche. Prima che sfuggissero verso il fondo, scavalcando fila dopo fila, spettatore dopo spettatore, finché sfinite, ormai usate, grandi come un francobollo, non fossero ritornate nella cabina di proiezione. Forse lo schermo era veramente uno schermo. Schermava noi, dal mondo.